Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Ho scoperto l'indirizzo dello Suami delle Tigri. Andiamo a fargli una visita domani. Questa allettante proposta mi venne fatta da Shandy, uno dei miei compagni di liceo. Ero impaziente di vedere il santo che nella sua vita premonastica aveva catturato tigri e lottato contro di esse con la sola forza delle sue mani. Provavo un vero entusiasmo giovanile per queste gesta straordinarie. Il giorno seguente sorse con un freddo invernale, ma Shandy ed io ce ne uscimmo allegramente. Dopo molto vano cercare in giro per Bhavanipur, fuori Calcutta, giungemmo infine alla casa che cercavamo. Sulla porta vi erano due anelli di ferro con i quali bussai con tutta forza. Nonostante il clamore, il servo si avvicinò a passo lento. Il suo sorriso ironico significava che i visitatori, per quanto rumore facessero, non avevano il potere di turbare la calma della casa di un santo. Il mio compagno ed io comprendemmo il muto rimprovero e fummo perciò tanto più grati dell'invito ad entrare nel salotto. La lunga attesa in quella stanza destò in noi cattivi presentimenti, ma la legge non scritta dell'India, per chi cerca davvero la verità, è la pazienza. Un maestro può, con intenzione, mettere alla prova il desiderio che si ha di avvicinarsi a lui. Questa astuzia psicologica è largamente praticata in Occidente da medici e dentisti. Alla fine, su invito del servo, Shandy ed io entrammo in una camera. Il famoso Swami Sohong sedeva sul suo giaciglio. La vista del suo formidabile corpo ci colpì tanto che restammo ad occhi sbarrati, senza parole. Mai prima di allora avevamo visto un simile torace, né bicipiti così simili a palloni da calcio. Sopra un collo enorme si ergeva il terribile e pur calmo volto dello Swami, adornato di barba e baffi e fluenti capelli ricciuti. Nei suoi occhi scuri splendeva un'espressione che faceva pensare ad un tempo alla colomba e alla tigre. Era nudo, ad eccezione di una pelle di tigre che gli cingeva i fianchi muscolosi. Piccola nota, Sohong era il suo nome monastico, ma egli era comunemente noto come lo Suami delle Tigri. Il mio amico ed io ritrovammo la voce per salutare il monaco e gli esprimemmo tutta la nostra ammirazione per le sue prodezze nella straordinaria arena delle tigri. Volete dirci per favore com'è possibile soggiocare coi pugni nudi la più feroce delle belve della giungla, la tigre reale del Bengala? Figli miei, è cosa da nulla per me lottare con le tigri. Potrei farlo anche oggi, se necessario. Rise come un bambino. Voi considerate le tigri come tigri. Per me sono gattini. Swami, forse potrei convincere il mio subconsciente che le tigri sono gattini, ma come farlo credere alle tigri? Naturalmente anche la forza è necessaria. Non si può certo aspettarsi la vittoria su una tigre da un bambino, convinto che la tigre sia un gatto domestico. A me, come arma, bastano le mie potenti mani. Ci chiese di seguirlo nel patio, dove colpì col pugno chiuso l'orlo di un muro. Un mattone rovinò a terra e attraverso il varco aperto come un dente mancante nella muraglia, il cielo ammiccò sfacciatamente. Quasi barcollai dallo stupore.
colui che può far cadere con un solo colpo un mattone cementato con la calce in un solido muro, pensavo, deve certamente essere capace di far saltare via i denti alle tigri. Parecchi uomini posseggono una forza fisica pari alla mia, però mancano di una tranquilla fiducia. Uomini forti fisicamente, ma non mentalmente, possono sentirsi venir meno alla sola vista di una bestia feroce che balza liberamente nella giungla. La tigre, nella sua ferocia e nel suo ambiente naturale, è assai diversa da quella nutrita d'oppio che si vede nei circhi. Molti uomini, pur dotati di forza erculea, furono ridotti dal terrore ad una abietta impotenza di fronte all'assalto di una tigre del Bengala. Così è la tigre che ha ridotto l'uomo, nella propria mente, allo stato di un inerme e debole gattino. Un uomo dal corpo vigoroso e dalla volontà fortissima può avere il sopravvento sulla tigre e convincerla che è lei ad essere un gattino senza difesa. Quante volte io l'ho fatto! Ero ormai prontissima a credere che il titano che avevo di fronte fosse capace di operare la metamorfosi della tigre in un gatto. Sembrava in vena di impartirci i suoi insegnamenti. Shandy ed io lo ascoltavamo con deferenza. È la mente che comanda i muscoli. La forza di una martellata dipende dall'energia con la quale viene assestata. La forza fisica di un uomo dipende dalla sua volontà aggressiva e dal suo coraggio. Il corpo è letteralmente plasmato e sostenuto dalla mente. Sospinte dagli istinti di vite trascorse, le forze o le debolezze filtrano gradatamente nell'umana coscienza. Esse si manifestano in abitudini, che poi a loro volta si concretano in un corpo debole o robusto. La fragilità fisica ha un'origine mentale. Preso in un circolo vizioso, il corpo, legato alle abitudini, ostacola la mente. Se il padrone si lascia comandare da un servo, questi diventa un vero autocrate. Allo stesso modo, la mente diventa schiava del corpo se si sottomette alla sua dittatura. A nostra richiesta, l'impressionante Swami acconsentì a raccontarci qualche episodio della sua vita. La mia prima ambizione fu quella di lottare con le tigri. La mia volontà era potente, ma il mio corpo era debole. Mi sfuggì un'esclamazione di sorpresa. Sembrava davvero impossibile che quell'uomo, munito di spalle da Atlante, atte a sopportare qualsiasi peso, avesse mai potuto conoscere la debolezza. Fu il mio indomito insistere in pensieri di salute e di forza che mi aiutò a superare quello stato di inferiorità. Ho tutte le ragioni per esaltare l'efficacia decisiva del vigore mentale che considero come il solo vero domatore delle tigri. Reverendo Swami, credete che un giorno potrò anch'io lottare con le tigri? Questa fu la prima ed anche l'ultima volta che una simile stravagante ambizione attraversò la mia mente. Sì, mi rispose sorridendo, ma vi sono molte specie di tigri. Ve ne sono di quelle che si aggirano nella giungla delle passioni umane. Non si trae alcun beneficio spirituale dal picchiare delle belve fino a ridurle all'incoscienza. È meglio cercare di vincere le belve interiori. Signore, possiamo sapere come, da domatore di bestie feroci, vi mutaste in domatore di passioni selvagge? Lo Swami delle tigri rimase in silenzio. Il suo sguardo divenne remoto mentre egli richiamava visioni di anni lontani. Mi accorsi che in lui stava avvenendo una piccola lotta. Doveva accontentare o no la mia richiesta? Finalmente sorrise, acquiescente. Quando raggiunse l'apice, la mia fama portò con sé il veleno dell'orgoglio.
decisi non solo di combattere le tigri, ma di presentarle al pubblico in vari esercizi. La mia ambizione era di costringere le bestie feroci a condursi come animali domestici. Incominciai a sfoggiare la mia abilità in pubblico con lusinghiero successo. Una sera, mio padre entrò nella mia stanza con aria preoccupata. «Figlio, voglio darti un avvertimento. Vorrei salvarti da mali futuri che possono provenirti dalle inesorabili ruote della legge di causa-effetto. Padre, siete fatalista. Si deve dunque permettere alla superstizione di togliere ogni colore alle possenti acque della mia attività? Figlio, non sono fatalista, ma credo nelle giuste leggi del contrappasso, così come insegnano le sante scritture. Nella famiglia della giungla vi è molto risentimento contro di te e forse un giorno esso potrà recarti danno. Padre, mi stupite. Voi ben sapete come sono le tigri. Bellissime, ma spietate. Perfino dopo un lauto pasto fatto a spese di qualche sfortunata creatura, la tigre, alla vista di una nuova preda, è subito di nuovo invasa dall'ingordigia. Può toccare ad una gioiosa gazzella che saltella sul prato della giungla. Catturandola e addentandola alla morbida gola, la belva malvagia assapora appena un poco di quel povero sangue che piange in silenzio e, subito dopo, riprende il suo crudele vagabondaggio. Le tigri sono la razza più spregevole della giungla. Chissà, i miei colpi potrebbero far rinsavire un poco le loro teste dure. Mi pare quasi d'essere il direttore di una scuola di perfezionamento della foresta, sorta per insegnare alle tigri in modi più gentili. Vi prego, padre, ritenetemi sempre un domatore e non un uccisore di tigri. Come potrebbero le mie buone azioni portarmi del male? Vi supplico di non impormi di mutare il mio modo di vivere. Shandi ed io stavamo attentissimi, ben comprendendo l'antico dilemma. In India non è facile per un figlio disobbedire ai voleri del padre. Mio padre ascoltò la mia spiegazione in stoico silenzio e subito dopo disse gravemente: «Figlio, tu mi obblighi a rivelarti una predizione funesta raccolta dalle labbra di un santo, il quale mi si accostò ieri mentre sedevo sulla veranda, assorto nella mia quotidiana meditazione. Caro amico, vengo con un messaggio per il tuo combattivo figliolo. Fa che gli ponga fine alla sua selvaggia attività, altrimenti nel suo prossimo scontro con le tigri verrà ferito gravemente e per 6 mesi starà tra la vita e la morte, dopodiché egli abbandonerà la vita che ha condotto finora e si farà monaco». Questa storia non mi impressionò affatto e pensai che mio padre fosse stato vittima di un fanatico visionario. Lo Swami delle Tigri fece questa confessione con un gesto di impazienza, come se si trattasse di una vera sciocchezza. Rimase a lungo in un arcigno silenzio. Sembrava quasi aver dimenticato la nostra presenza. Fu all'improvviso che riprese, a bassa voce, il filo interrotto del racconto. Non molto tempo dopo l'avvertimento datomi da mio padre, mi recai nella capitale di Cooch Behar. Quel pittoresco paese era nuovo per me e speravo di trovare un po' di ristoro in quel cambiamento. Come dappertutto, una folla curiosa mi seguiva per le vie. Mi giungevano ogni tanto brani di commenti fatti a bassa voce. «È l'uomo che lotta con le tigri selvagge!» «Sono gambe le sue o tronchi d'albero? Guardagli il viso, deve essere proprio una incarnazione del re delle tigri. Sapete bene che i monelli di un villaggio sono come l'ultima edizione di un giornale e con quale rapidità gli ultimi bollettini delle chiacchiere delle donne circolano di casa in casa». In poche ore tutta la città era piombata in uno stato di eccitazione a causa della mia presenza. La sera, mentre mi rilassavo tranquillamente, udii uno scalpitio di cavalli al galoppo che si fermarono davanti alla casa dove abitavo.
entrarono vari poliziotti di alta statura con turbanti in testa. Ne fui colpito. Pensai che tutto era possibile a quei rappresentanti della legge umana. Chissà se mi avrebbero arrestato accusandomi di cose che ignoravo. Ma le guardie mi salutarono con inusitata cortesia. Onorevole signore, siamo venuti per portarvi il benvenuto del principe di Cooch Behar. Egli ha il piacere di invitarvi al suo palazzo per domani mattina. Rimuginai un po' su questo invito e non so perché mi rammaricai profondamente per quella brusca interruzione del mio tranquillo viaggetto, ma le maniere gentili dei poliziotti mi persuasero ed accettai l'invito. Il giorno dopo fui stupito di vedermi ossequiosamente scortato dalla mia porta ad una magnifica carrozza a 4 cavalli. Un servo teneva aperto un ombrello ricamato per proteggermi dai cocenti raggi del sole. La passeggiata attraverso la città e dintorni boscosi mi piacque molto. Il regale rampollo era a ricevermi alla porta del palazzo. Mi offrì il suo seggio di broccato ed oro, mentre lui sedette sorridendomi su una sedia molto più modesta. «Tutte queste cortesie mi costeranno certamente qualche cosa», pensavo sempre più meravigliato. Lo scopo del principe mi fu rivelato ben presto. «In tutta la mia città corre voce che voi siete capace di combattere con le tigri senza altra arma che le vostre mani nude. È vero?» «Sì, è verissimo. Stento a crederlo. Siete un bengalese di Calcutta nutrito col riso bianco della gente di città. Dunque, siate sincero, non avete forse combattuto con delle bestie indebolite e nutrite d'oppio?» Parlava a voce alta, con tono sarcastico e accento leggermente provinciale. Non risposi a questa domanda offensiva. «Vi sfido a battervi con la mia tigre catturata di recente, Raja Begum.» Nota: principe, principessa, così chiamata per indicare che la bestia possedeva la doppia ferocia della tigre maschio e femmina. «Se riuscirete a resisterle con successo, ad incatenarla e ad uscire dalla gabbia in stato di perfetta coscienza, ve ne farò dono e vi saranno offerti anche altri doni e parecchie migliaia di rupie. Se rifiutate di battervi con la mia tigre, io bollerò il vostro nome in tutto lo stato col marchio di impostore.» Queste insolenti parole mi colpirono come una scarica di proiettili. Pieno di rabbia, accettai la sfida. Sollevato a metà dalla sedia per l'eccitazione, il principe vi ricadde con un sadico sorriso. Mi ricordai degli imperatori romani che godevano nel mandare i cristiani nelle arene del circo. «L'incontro avrà luogo tra una settimana. Mi duole di non potervi permettere di vedere prima la tigre.» Forse il principe temeva che io potessi ipnotizzare la bestia o propinarle segretamente dell'oppio. Lasciai il palazzo osservando, divertito, che questa volta non vi era né ombrello regale né carrozza con baldacchino. Durante la settimana preparai con metodo mente e corpo alla prova che mi attendeva. Dal mio servo appresi i fantastici racconti che circolavano. La terribile predizione fatta dal santo a mio padre era stata risaputa e si era arricchita strada facendo. Molti paesani credevano che uno spirito maligno, maledetto dagli dèi, si fosse incarnato in una tigre che di notte assumeva vari aspetti demoniaci, mentre durante il giorno era soltanto una belva screziata e si supponeva che questa tigre demonio fosse proprio quella destinata a rovinarmi. Ed ecco un'altra fantastica versione. La preghiera rivolta dalle belve al cielo delle tigri era stata esaudita mettendo contro di me Raja Begum.
Essa doveva essere lo strumento prescelto per punire me, il bipide audace che tanto offendeva l'intera specie delle tigri. Un uomo senza pelo né zanne, che osava sfidare tigri dalle forti membra e munite di artigli. L'odio concentrato di tutte le tigri umiliate, così dicevano i paesani, aveva raggiunto ormai un'energia sufficiente per mettere in azione certe leggi misteriose che avrebbero provocato la sconfitta del domatore orgoglioso. Altre informazioni avute dal mio servo mi portarono a conoscenza che il principe si trovava nel suo elemento dirigendo i preparativi per la prova tra l'uomo e la belva. Aveva sorvegliato personalmente la costruzione di un padiglione a prova d'assalto, destinato ad accogliere migliaia di spettatori. Al centro era situata l'enorme gabbia in ferro di Raja Begum, circondata da un recinto di sicurezza. La prigioniera emetteva continui ruggiti da agghiacciare il sangue. La nutrivano poco per suscitare in lei un furibondo appetito. Forse il principe sperava di poterla compensare offrendole in pasto la mia persona. Una gran folla, venuta dalla città e dai sobborghi, si precipitava avidamente ad acquistare biglietti, seguendo il suono dei tamburi che annunciavano la straordinaria contesa. Il giorno fissato per la lotta, vidi centinaia di persone tornare indietro per mancanza di posti. Molti si spinsero dentro attraverso le aperture delle tende o si affollavano in ogni luogo sotto le arcate. Man mano che il racconto dello Swami delle Tigri giungeva al suo punto culminante, la mia emozione aumentava. Anche Shandi era in uno stato di muto rapimento. Fra le possenti esplosioni dei ruggiti di Raja Begum e il tumulto della folla atterrita, io feci tranquillamente la mia apparizione. Indossavo solo una fascia intorno ai fianchi, senza altra veste, per proteggermi. Aprì il catenaccio della porta che immetteva nel recinto di sicurezza e con calma lo richiusi dietro di me. La tigre avvertì l'odore del sangue. Gettandosi contro le sbarre con uno schianto terribile, mi lanciò uno spaventoso benvenuto. La folla ammutolì di pietosa paura. Sembravo un mansueto agnellino dinanzi alla belva furente. In un baleno mi trovai entro la gabbia. Ne avevo appena richiusa la porta che Raja Begum era già sopra di me. La mano destra mi fu orrendamente lacerata. Il sangue umano, la più squisita leccornia che una tigre conosca, scorreva a fiotti. La profezia del santo pareva stesse per avverarsi in pieno. Mi ripresi subito dallo shock prodottomi dalla prima seria ferita che avessi mai ricevuta. Nascondendo la mano insanguinata sotto la cintura, feci scattare il braccio sinistro, assestando un colpo da rompere le ossa. La bestia vacillò, si ritrasse, girò vorticosamente in fondo alla gabbia, poi di nuovo si lanciò in avanti, convulsa. La mia famosa scarica di pugni le piovve sulla testa. Ma il sapore del sangue aveva agito su Raja Begum come il primo sorso divino su un dipsomaniaco privo da tempo di alcol. Sembrava impazzita. Punteggiati da assordanti ruggiti, gli assalti della belva divennero sempre più furibondi. La mia difesa, inadeguata dato che potevo usare una sola mano, mi rendeva vulnerabile di fronte a zanne ed artigli. Tuttavia, la ripagai in modo terribile. Entrambi sanguinanti, combattevamo una lotta per la vita. Nella gabbia c'era il pandemonio. Il sangue spruzzava in tutte le direzioni e feroci esplosioni di dolori e di brama di uccidere uscivano dalla gola della belva. «Sparatele! Uccidete la tigre!» urlavano gli spettatori. L'uomo e la belva si muovevano con tale rapidità che il colpo di moschetto di una guardia andò perduto.
radunai tutta la mia forza di volontà, lanciai un urlo feroce e misi a segno un decisivo colpo finale. La tigre si abbatté al suolo e lì giacque, tranquilla. Come un micino, interruppi. Lo Swami rise di cuore a questo mio commento e continuò a narrare la sua appassionante storia. Raja Begum finalmente era vinta. Il suo regale orgoglio venne umiliato ancor più perché con le mie mani lacerate le aprì audacemente le fauci. Durante un drammatico istante tenni la mia testa fra quelle mascelle apportatrici di morte. Mi volsi intorno in cerca di una catena. Ne trassi una da un mucchio che giaceva in terra, la cinsi al collo della tigre e legai l'altro capo alle sbarre della gabbia e, trionfante, mi incamminai verso la porta. Ma Raja Begum, quel diavolo incarnato, aveva poteri di riserva degni della sua supposta origine demoniaca. Con un incredibile balzo schiantò la catena e mi assalì alla schiena. Con una spalla tra le sue mascelle caddi violentemente a terra. In un batter d'occhio, però, riuscì ad immobilizzarla sotto di me e menando implacabili colpi abbattei, sino a ridurlo in uno stato di semincoscienza, l'animale traditore. Questa volta lo legai con maggior attenzione e uscii lentamente dalla gabbia. Mi trovai in mezzo ad un nuovo tumulto, ma questa volta di gioia. Le acclamazioni della folla scoppiarono come da un'unica gigantesca gola. Pur disastrosamente conciato, avevo ottemperato alle tre condizioni della lotta: stordire la tigre, incatenarla e lasciarla lì, senza chiedere aiuto di sorta. In più, avevo così vigorosamente colpito ed impaurito la belva aggressiva che essa aveva perfino trascurato di cogliere il premio della mia testa tra le sue fauci. Bendate che furono le mie ferite, mi vennero tributati onori e fui inghirlandato. Centinaia di monete d'oro piovvero ai miei piedi. L'intera città fu in festa. Discussioni senza fine si accesero da ogni parte sulla vittoria da me ottenuta su una delle più grandi e feroci tigri che si fossero mai viste al mondo. Come mi era stato promesso, ebbi in dono Raja Begum, ma non ne provai alcuna gioia. Un mutamento spirituale era avvenuto nel mio animo. Sembrava che, uscendo da quella gabbia, io mi fossi chiuso alle spalle anche la porta delle mie ambizioni terrene. Seguì un periodo dolorosissimo. Per 6 mesi restai tra la vita e la morte per un avvelenamento del sangue. Appena fui in grado di lasciare Kuch Behar, tornai alla mia città natale. So adesso, dissi umilmente a mio padre, che il mio maestro deve essere il santo che vi dette quel saggio avvertimento, o se solo potessi ritrovarlo. Il mio desiderio era sincero, perché infatti un giorno il santo giunse senza essere chiamato. Basta col domare le tigri, disse con serena sicurezza. Vieni con me, ti insegnerò come soggiogare le belve dell'ignoranza che errano nella giungla dell'animo umano. Sei abituato agli spettatori, che essi siano uno stuolo di agnelli e si rallegrino della tua stupefacente maestria nello yoga. Fui iniziato al sentiero spirituale del mio santo guru. Egli aprì le porte della mia anima arrugginite e bloccate dal lungo disuso. Tenendoci per mano, ben presto partimmo per iniziare la mia educazione sull'Himalaya. Shanti ed io ci inchinammo ai piedi del maestro nel gesto di riverenza che è vecchio quanto le scritture antiche dell'India e lo ringraziammo per averci narrato così vivacemente la sua ciclonica vita. Così
il mio amico ed io fummo largamente ripagati della lunga attesa probatoria nel freddo salottino.